Benvenuta in questa lezione di Pilates. Oggi ci alleneremo un po' per tenerci in forma per l'estate, quindi sistemati col bacino in neutro e attiva tutta la parete addominale spingendola verso la colonna vertebrale. Spingi le scapole verso il basso e chiudile leggermente tra di loro ed inizia a fare qualche respiro profondo. Inspiri dal naso ed espiri dalla bocca. E mentre lo fai, ti ricordo che se ti piacciono i miei contenuti, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella per rimanere aggiornato e di seguirmi anche su Instagram se ti va. Lì troverai sempre fonti di ispirazione. Continua con la respirazione e inizia a sentire che i muscoli del centro del corpo si stanno connettendo. I piedi sono paralleli, le ginocchia forti e stabili. Inspirando, porta le braccia oltre la testa, il torace è ben aperto. Espirando, portale all'altezza delle spalle. Di nuovo, inspira, braccia oltre la testa senza inarcarti. Espira attivando l'addome e allinea le mani alle spalle. Ancora, inspira allungandoti. Espira spingendo anche giù le spalle, attenzione a non tenere le mani più strette delle tue spalle. Inspira, allungati, attiva l'addome, risucchia il perineo. Inspira, espira e arrotondati. Guardando un punto oltre le tue cosce, srotola consapevolmente la tua schiena a terra, portando le braccia oltre la testa. Ogni volta che ti sollevi, per non forzare troppo il collo, pensa alla tua cassa toracica che scivola in direzione delle tue creste iliache, in direzione del bacino. Questo farà attivare ancora più intensamente gli addominali. Continua così, porta le braccia all'altezza delle spalle e cassa toracica in direzione del bacino. E inspirando ti srotoli a terra. Braccia all'altezza delle spalle, upper contraction ed ora stacca le gambe a tavolino, larghe quanto i tuoi fianchi ed inizia single leg stretch allungando anche le braccia oltre la testa nuovamente, inspirando ritorni, espirando cambia gamba e porta attenzione a quella che resta ferma affinché tu possa controllarla al meglio. Se hai mal di collo, ovviamente puoi fare tutto ciò con la testa appoggiata sul tuo materassino. Espira, allunga. Inspira, ritorna più precisa che poi a tavolino. Espira, allunga. Inspira, torna a tavolino. E rilassati per qualche istante, abbracciando le tue ginocchia. Ritorna ora con le gambe a tavolino, il busto leggermente sollevato e vai a fare lo stesso esercizio. Questa volta però aggiungi anche un twist della cassa toracica in direzione della gamba piegata, aumenterà notevolmente l'intensità. E inspirando ritorni. Espira, distendi. Inspira, twist. Espira, torna. Inspira, piega la gamba e abbassa le braccia. Ancora, distendi espirando. Inspira, twist, lascia le braccia sempre piuttosto aperte. Inspira per tornare fuori l'aria si va. Cerca di mantenere le gambe più stabili che puoi. Torna in centro. Inspira, piega e stop. Là là. Che fatica, ragazzi! Ma con questo gli addominali e la pancia piatta sono garantiti. Ora intreccia le mani, gambe unite a tavolino, porta le mani dietro la nuca e apri bene i gomiti, mi raccomando. Vai in upper contraction sostenendo la tua testa con il palmo delle mani e quando butti fuori l'aria fai double leg stretch e di nuovo twist.
Del petto, non sono le braccia che si stanno muovendo. Inspirando, ripiega le ginocchia a tavolino. Espira, talloni uniti, twist del petto. Inspirando, con le cosce appiccicate, ripiega le gambe a tavolino. Espira, stendi. Inspira, twist. Espira, centro, col petto. Inspira, piega. Espira, stendi. Inspira, twist. Espira, torna. Inspira per rilassare. Qui veramente, ragazzi, le cose si fanno super intense. Vai, appoggiare i piedi a terra, braccia attive che scivolano in direzione dei tuoi talloni e ti fanno mantenere il torace aperto. Inizia a farti qualche bel shoulder bridge, snocciolando una vertebra dopo l'altra per far salire il bacino e inspirando, ritorna a terra. Non lo dico mai abbastanza, ma ricordati che gli alluci in questo esercizio devono rimanere incollati a terra per avere il massimo appoggio e la massima efficacia dell'esercizio, altrimenti rischi di andare a compensare e a creare tensioni inutili nel tuo corpo se la pianta del piede non appoggia adeguatamente a terra. Ora sali buttando fuori l'aria. Inspiri fermandoti, immagina il bacino appeso a dei fili e fai un passo avanti con un piede e con l'altro e ancora un piede, vai ad appoggiare il tallone e poi l'altro distendendo le gambe. Ritorni indietro passeggiando fino alla posizione di partenza e srotola una vertebra dopo l'altra per ritornare in neutro. Molto intenso per glutei e zona lombare. Fuori l'aria. Srotola la tua schiena staccandola dal materassino. Inspira ed espirando passeggia avanti con i tuoi piedi, sentendo tutte le piante che aderiscono e poi appoggia un tallone e l'altro le gambe sono distese. Torna indietro e srotola la tua schiena buttando fuori l'aria. Inspira per prepararti. Fuori l'aria per salire. Inspira quando sei su, connetti l'ombelico e i glutei ed espirando passeggia. Inspira stendendo le gambe. Espira camminando indietro. Inspira per srotolare la tua schiena. E piccola pausa, ginocchia al petto per rilassare la zona lombare. Alza poi un braccio e vai a sdraiarti completamente di lato, mantenendo questo braccio ben disteso sotto la tua testa, che tira in opposizione i talloni in modo tale da riuscire ad allinearti come se fossi su un cornicione di un palazzo in equilibrio. Il petto e il bacino sono perpendicolari al pavimento e hai creato una piccola galleria sotto la tua pancia. Con i piedi in prima, stacca le gambe da terra e comincia a fare delle piccole pulsazioni facendo baciare i talloni tra di loro. Fai 3 o 4 pulsazioni inspirando e altre 3 o 4 espirando. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. Mi raccomando, niente cadute in avanti o indietro col bacino. Immagina di avere una tazza di cappuccio appoggiata sul tuo fianco. Quando hai terminato, ti sdrai in posizione supina. Gambe di nuovo a tavolino con le punte a martello e di nuovo piedi in prima. Incrocia la gamba destra sopra la sinistra. Da qui stendi lateralmente la sinistra. Fai la punta. La gamba distesa si allunga e scende. E appoggiala nuovamente sotto, la distendi lontano, fai il piede a martello, apri lateralmente e incrocia sopra. Ancora con l'altra gamba, punta il piede, distendi lontano, apriti lateralmente, fai il piede a martello, incrocia là sopra. E poi all'opposto, ti apri lateralmente, fai la punta allungando ancora di più, creando sempre più spazio dietro la tua gamba, la abbassi e ripieghi, stendi, punta, continuando ad allungare, scendi,
cercando di mantenere il massimo controllo e la massima stabilità di tutto il corpo e ritorna indietro, piede a martello. Piega il ginocchio, cerca di mantenere le gambe più extra ruotate che puoi. Svitale verso l'esterno, apri il più possibile le tue ginocchia. Piede martello, piega e ancora stendi, punta, scendi giù e ripiega. Piede martello. Apri lateralmente, punta il piede, scendi giù, piega. E torna, allunga, apriti lateralmente, piede a martello e riappoggia sopra. Ultima volta, punta il piede con l'altra gamba, distendi lontano, apri, 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 piede a martello, incroci sopra, apri lateralmente, scendi con la punta del piede tirato, incroci sotto. E voilà, ripiega le gambe a tavolino. Appoggia i piedi a terra e solleva l'altro braccio per ruotarti sull'altro fianco. Qua si vede che avevo preso il sole, ragazzi, avevo le spalle viola. Piedi in prima, stacca le gambe da terra cercando di mantenere l'allineamento del bacino e delle spalle perpendicolari al pavimento. Ricomincia con le pulsazioni delle gambe tra di loro facendo baciare i talloni. La testa non è sollevata, ma è appoggiata al braccio sotto. Inspira, 2, 3, 4, espira, 2, 3, 4. Inspira e rilassa le gambe a terra. Piega le ginocchia e vai a tirarti su. Mettiti nella tua postura migliore perché abbiamo concluso questo allenamento. Quindi, inspirando, alza le braccia oltre la testa, fuori l'aria abbassandole. Inspira su le braccia, espira abbassandole. Inspira, espira. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Qui trovi altri due video che possono essere interessanti per te.